Oggi 14 febbraio 2021, ultima domenica di Carnevale, edizione straordinaria qui a Castelnuovo al Volturno della pantomima dell'uomo cerbo, in dialetto locale gli Cerb. Ci troviamo all'interno di un antico palazzo baronale per parlarvi in maniera più approfondita di questa antica, antichissima tradizione legata ad un rito ancestrale. E lo facciamo in compagnia di colui che è il direttore artistico da tanti anni, che è appunto Ernest Carracillo. Ernest Carracillo, si è detto tanto della manifestazione nel corso di 40 anni, da quando più o meno hai preso in mano tu la situazione. Ma vogliamo entrare proprio nei particolari più profondi di quella che è la tradizione oggi, partendo dal passato e quindi dalle origini. Come ti è stata tramandata dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, dalle persone a te care quando eri bambino? La prima persona che mi ha raccontato il rituale dell'uomo cervo è stata mia madre. Poi da ragazzo qui nel paese c'era un centro di lettura dove ci fu così detto di fare delle ricerche riguardo le tradizioni e tutto quello che poteva essere il paese di Castelnuovo. E iniziai così a fare questa ricerca riguardo l'uomo cervo. Cominciai a chiedere a delle persone più anziane del posto e a farmi raccontare quello che è stato il nostro rito. Come si preparava allora la gente di Castelnuovo nell'ultima domenica di Carnevale per assistere a questa pantomima? La gente del posto si preparava in un certo modo, cioè a differenza di adesso che noi rappresentiamo il rito di pomeriggio, nel tardi pomeriggio, il rituale prima si faceva la mattina, appena dopo la messa. Due zampognari partivano suonando e arrivavano in piazza. Lì la gente capiva che doveva radunarsi in piazza per aspettare che arrivasse l'uomo cervo. Ecco, l'uomo cervo che partiva dalla montagna. Sì, l'uomo cervo, sì, i preparativi dell'uomo cervo all'epoca si facevano appena sotto i piedi della montagna che è chiamata Monte Castelnuovo. Da lì questi personaggi la mattina prestissimo arrivavano, accendevano il fuoco, cominciavano ad arrosolare delle salsicce e dopodiché iniziavano a preparare l'uomo cervo. Come preparavano l'uomo cervo? Le preparavano con delle pelli non conciate, delle pelli che venivano raccolte in macelleria e venivano trattate alla meglio come facevano gli indiani. Io uso sempre questo termine perché venivano messi al sole, venivano trattate con il sale, con delle pietre, e poi quando arrivava il giorno del rituale venivano cucite sulla persona che poi doveva fare l'uomo cervo. Ecco, poi la svolta, diciamo così, nel 1978, appena ventenne, Ernest Carracillo decise di prendere in mano la situazione e di rilanciare questa maschera che fino a quel momento era rimasta chiusa all'interno del paese, una maschera, insomma, una tradizione vissuta essenzialmente qui a Castelnuovo, che non era granché conosciuta neanche dei paesi limitrofi. Come andarono le cose in quel lontano 1978? Eh sì, nel 78 la manifestazione si svolgeva qui nel paese e la conosceva solo la gente del posto. E come dire, abbiamo cominciato a capire prima di tutto come organizzare alla meglio il nostro rituale. All'epoca eravamo pochi ragazzi che ci siamo interessati a questa cosa. Poi negli anni 80 è venuta appunto questa idea di pubblicizzare l'uomo cervo, cosa che non abbiamo mai fatto.
Ecco, quali sono stati i cambiamenti graduali che sono stati fatti nel corso degli anni, dalla scenografia alla coreografia, ai nuovi personaggi? Abbiamo visto le Janare entrare in scena. Tutto questo è diverso rispetto alle edizioni precedenti. Nelle edizioni precedenti tutto questo non si faceva, non c'erano le anare, non c'erano le percussioni, non c'era la musica. Come avevo detto prima, c'erano questi due zampognari che suonavano all'inizio. La rappresentazione si faceva con poche cose: arrivava Cervo in piazza, arrivava Martino, cercava di fermare il Cervo, cioè si rispettava il rito come in genere facciamo adesso, però il tutto era per forza maggiore ridimensionato perché mancava tutta l'organizzazione che c'è adesso. Adesso usiamo intanto un impianto audio che ci dà la possibilità di ascoltare anche il bramido del cervo, per dire. Non voglio dimenticare che c'è anche la cerva. Un'altra persona che comunque che parla in questo nostro rituale, perché noi lo rappresentiamo come pantomima, è la popolana, che comunque è la persona che poi parla e si rivolge a due cervi, e quindi tutte queste cose negli anni passati no, non c'erano le musiche.